God Save the Wine, speciale Vinitaly, una serata bellissima a Verona, nonostante le fatiche di Vinitaly siamo ancora in grande forma, Sara, te soprattutto, io. E parliamo delle storie del vino, ma soprattutto oggi bisogna essere sintetici e esprimere anche solo in tre parole, in tre concetti, perché un vino è affascinante e vale la pena essere bevuto. E qui abbiamo questo velluto rosso. Esattamente, buonasera a tutti, siamo contentissimi di essere qui presenti a Verona, al Due Torre Hotel, grazie a God Save the Wine. Sì, denoterei la nostra azienda con tre parole, quali cool, revolutionary and in. Revolutionary perché la nostra azienda è rivoluzionaria, è vero che rimane ben salda quella che è la capacità attrattiva del vino stesso. Noi cerchiamo però di mantenerci e di adattarci a quelli che sono i tempi, quindi mantenendo la tradizione per quanto riguarda la coltivazione delle uve, però poi cercando anche di essere rivoluzionari anche ad esempio con la creazione delle etichette stesse. Questo velluto, cioè l'etichetta è proprio richiama anche toccandola, quindi questa è già una revolution, no? Che nel mondo del vino dove c'è la tradizione, revolution ci piace, poi dicevi cool. Cool, very cool, sì, fresco, sì, innovativo, al passo con i tempi. Beh, anche quello è importante perché il vino altrimenti rischia di essere sorpassato dalla birra, da altre, e il vino viene percepito come quello che bevevano i nonni, no? Invece noi voi giovani invece la bevanda degli dei, quindi pensa te che distanza. E la terza termine era in. Cool, revolution, in, sì, in. Okay, quindi... sì, non siamo mai out, l'azienda native è mai out. Beh, fra l'altro dinamica, innovativa, in effetti no, non vi si sta dietro con le vostre idee. Ecco, e come abbinamenti questi vini che sono, insomma, i vitigni campani hanno il loro carattere, hanno la loro forza, non è proprio facilissimo abbinarli. Esattamente, io avevo pensato a un piatto tipico della zona di Calitri, siamo in provincia di Avellino, le cannazze sono una pasta fatta a mano che viene messa ad asciugare su delle canne, per questo il nome cannazze. Stiamo parlando del 1749, quindi una vecchia tradizione, sì, e il connubio perfetto è proprio con un aglianico beneventano che è il nostro rosso velluto. Rosso velluto, difatti anche l'etichetta è proprio fatta di questo materiale perché rimanda proprio, le caratteristiche organolettiche del vino riportano proprio a quella morbidezza che è propria del velluto. Quindi, visto che oggi è importante che l'esperienza parta prima di berlo il vino, qui avete l'etichetta, il nome, l'accarezzate e poi vi accarezza. Perfetto, ci hai messo curiosità, verremo a assaggiare le cannazze da te. Va bene, vi aspettiamo con grande piacere. Grazie. Salve, buona serata.